intanto avevano un cammino, questo di noi. Intanto ringrazio il signor sindaco che in particolar modo con questa giusta coincidenza oggi 3 novembre, domani 4 celebriamo i caduti e li ricordiamo, non a caso il volume, questa occasione di stare insieme, la sala è piccola, siamo in pochi, ma è un argomento che mi piacerebbe parlarlo con quante più persone possibile, perché intorno a questo monumento tutte le mattine ci girate, lo guardate, eventualmente lo accarezzate anche con gli occhi, però prima o poi andremo a chiederci ma che cosa significa e a che cosa serve questo lungo elenco di nomi che sta scritto al lato, chi sono. E Franco, quindi il sindaco già è di preziosa fatalità far coincidere, anche perché oggi 3 novembre coincide precisamente con il momento in cui è stato firmato il trattato di pace tra l'Austria e l'Italia. Trattato di pace che in un'epoca, in una serie di lunghi anni di guerra, quella che noi conosciamo come il 15-18, no? I nostri nonni, almeno sul monumento stesso, è annotato 15-18, se andate sulla Treccani o se andate su Google trovate 14-18, vale a dire quell'anno in più, ma l'Italia è entrata un anno dopo. Intanto Franca ha fatto un'operazione diciamo bellissima, è un vocabolo forse enfatizzante e molto riduttivo, ma a quei nomi ha cercato di dare una storia, dove, come, perché, chi era il signor Ciampa, chi era il signor Aversa che sta lì stato là vicino. Sono dei giovani, mi limiterò in questo caso a quella che è la prima parte, vale a dire la prima guerra mondiale. Chi erano questi giovani che hanno lasciato Sorrento e sono andati su al nord a combattere? Intanto è vero che è l'ennesimo libro di Franco, ma noi non li guardiamo per il numero 44-45 volumi, perché è una commistione tra alcuni romanzi e alcuni di storia. Storia che, Franco Gaggiulo, lo vedete scritto in alto, storia che è stata il suo filone principale. Io vi invito ad affiancare le vostre ricerche, i vostri studi, i vostri approfondimenti con i suoi volumi, perché parlano del nostro territorio, parlano di quando è stato fatto in questo stesso palazzo, quando è stata strutturata la chiesa di Sant'Agnello, come si è svolto nel corso degli anni, con una meticolosa ricerca fatta per cronologie. Diciamo che per un certo periodo di tempo è stato un po' il topo di archivio in cui ha empiricamente ha elencato cronologicamente tutti gli avvenimenti ecclesiastici e gli avvenimenti politici. E voi mi direte, sì, ma noi c'è un botto, la statua di Sant'Agnello, è intrigante poi questo fatto, si pongono delle domande. L'altro ieri avete sicuramente onorato e riverito i vostri avi facendo un passaggio al cimitero, seppur veloce e breve, ma almeno, però buttando l'occhio alle tombe, ai nomi che stanno in giro, i cimiteri, sia quello di Sorrento, quello di Sant'Agnello e di Piano, sono stati fondati e sono stati approntati nella seconda metà dell'Ottocento, quindi troviamo tombe antiche, troviamo tombe con dei cognomi che ci attraggono, con dei cognomi particolari, Anniser per esempio, oppure Crawford, e chi sono questa gente? Uno incomincia a chiedersi per curiosità, ma anche stesso nella conoscenza attraverso il cognome, arrivare a delle cose. Io personalmente sono stato incuriosito, praticamente sono dei vani, chissà, là, ci sta stato un bagaglio, perdonatemi questo linguaggio, e me lo concedono le signori docenti, questo linguaggio napoletano, perché non siamo in aula accademica e la prima cosa dobbiamo, non dico divertirci, ma appassionare attraverso illudere, attraverso il gioco. E guarda, poi sono andato a vedere, questo signor Anniser non era altro che, ed entra in gioco con la nostra guerra mondiale, la prima guerra mondiale, uno dei direttori della navigazione del Golfo nel 1903, per tutti i primi due decenni del Novecento.
E tornando poi ancora all'inserimento di questi giovani fili di erba strappati dalla penisola sorrentina, strappati dal comune di Sant'Agnello e catapultati nelle montagne, chi erano? Franco ha cercato di dargli una storia, ma vediamo il contesto in cui questi ragazzi crescevano. Intanto, agli inizi del Novecento, che cosa era Sant'Agnello? Che cosa era la penisola sorrentina? Agli inizi del Novecento, contrariamente a quanto si possa pensare, c'era, intanto in un linguaggio europeo, in un linguaggio internazionale, diciamo che stiamo vivendo la Belle Époque, ma ca a Belle Époque non ci si viveva e la spina dorsale dell'economia del paese era costituita dagli agrumi e quindi avevamo una porzione di gente che si occupava della cultura degli agrumi e una porzione di persone che si occupavano dell'economia del mare, l'economia blu oggi è chiamata. E questo vi risulterà, questo dualismo lo troviamo poi specchiato nell'elenco dei nomi, perché vediamo che Aversa, cannoniere, è morto 1915 sulla nave, e quindi da qui la chiamata alle armi serve a rimpinzire una doppia, sia per i fanti dell'esercito e sia per la marina. Quindi riusciamo a fornire personaggi. Gli abitanti di Sant'Agnello nel 1910 erano all'incirca 4.800 persone, oggi siamo quasi tre volte tanto. E l'elenco dei morti, giusto per fare un termine di paragone, arriva sui 52-53 caduti della Prima Guerra Mondiale, quindi un rapporto percentuale abbastanza forte. Attenzione, i morti, non quelli che sono partiti per la guerra. E quando sono partiti questi ragazzi, qua che cosa hanno lasciato? Hanno lasciato un territorio che era in una effervescenza costruttiva, in una effervescenza volta al progresso, alla miglioria, alla tecnologia. Due eventi importanti accerchiano Sant'Agnello. C'era il progetto della tranvia in quegli anni che si cominciava a pianificare. I progetti sono molto ampi, partono da Massalumbrense, arrivano a Torre Annunziata. Binari a scartamento ridotto, binari normali. La Vesuviana ha cioè i binari un po' più stretti di quelli dello Stato, no? Ve ne siete accorti. E come tale era una ferrovia, diciamo così, relativamente secondaria, che non si sarebbe mai potuta allacciare alla. Si stava lavorando intorno alla tranvia che attraversa Sorrento, che doveva arrivare a Massa, che poi non c'è arrivata, che doveva arrivare in Costiera Amalfitana. C'era questa effervescenza di progetti che andava avanti e per la costruzione, per la struttura succedono due eventi importanti, oggi un po' particolari e un po' impensabili. Le case che vedete qui, quando vicino alla cappellina, sul Corso Italia, agli inizi del secolo, a un certo punto ne tolgono via una fetta, come a una torta di babà, perché il corso deve essere allargato. E quindi se le guardate con attenzione vi accorgete che hanno una forma geometrica trapezoidale. Vengono fuori quelle che la popolazione chiamerà le mezze camere. Su questo tratto qua per allargare il passaggio vicino alla cappellina, sotto a Pozzoviano, sotto passa il rivolo San Di Giuseppe. fronte c'era un esempio di mezze gambe. Anche qua, anche sulla piazza, da questo lato qua. Dall'altro lato invece la cappellina di San Pietro a Mele sotto al monte al Bambin Gesù, anche quella fu 1912, poco prima dello scoppio della guerra, fu per allargare la strada, quella grande curva, fu, i manuali dicono, smontata e rimontata, ma fu riprogettata. E da chi? Da un signore che si chiama Luigi Amalfi. Anche qui, quando entrate al cimitero, lo troviamo non tra i caduti, ma tra le persone emerite, che è anche lo stesso signore progettista di questo grande palazzo municipale, che non nasce come municipio, signor sindaco, nasce come scuola. Questo è uno dei motivi per cui voi siete sempre protagonisti in questo palazzo e ci fa piacere vederlo attivo sotto questo aspetto. La prima pietra viene messa precisamente, anche perché lo dobbiamo sapere con esattezza,
la prima pietra di questo palazzo. 1914. Questa è l'inaugurazione del palazzo finito, ma la prima pietra attesa, lo scavo su questo terreno, fu fatta con grande cerimonia, pompa magna, bandiere, il 30 settembre 1911. Siamo sempre a ridosso degli anni di guerra. Salutiamo la presa. L'ingegnere Luigi Amalfi inaugura questa messa in opera, il progetto è nella sala del sindaco, è conservato il progetto originale, questi due grandi portoni che dovevano essere preceduti da una scala, poi rimangono tali per lasciare spazio ai negozi, e questo è il comune di Sant'Agnello che si muove con una certa effervescenza produttiva, effervescenza sia essa culturale e sia essa fattiva, no? È una generazione di gente, chi ha letto e chi ha studiato segue i racconti, i fumetti, i giornali di Jules Verne, quindi si tratta di racconti fantastici che con l'andare degli anni, dalla metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento, vediamo la realizzazione. Jules Verne ci parla di questo sommergibile che va, questi aerei che volano su, e noi già agli inizi del Novecento incominciamo a vedere le mongolfiere di Parigi, incominciamo a vedere le sperimentazioni con il dirigibile Zeppelin. E questo per raccontarvi che cos'era la nostra penisola. C'erano dei luoghi importanti come alcuni piccoli ritrovi, non esistevano bar, ma erano delle cantine in cui si ritrovavano delle persone. Mi piace citare quella del canonico nell'angolo della piazza Sorrentina, dove si ritrovavano personaggi come Silvio Salvatore Gargiulo e altri intellettuali. Considerate che in questi anni, negli anni che precedono la guerra, è già attivo l'Hotel Lorelei, l'Hotel Ricipoli, l'Hotel Sirene, sono in piena attività, quindi abbiamo un movimento turistico, anche se forse solo limitatamente alla stagione bella, alla stagione del bel tempo, quindi ci sono economie di lavoro intorno a queste strutture. Questi ragazzi che andranno in guerra vengono strappati da questo futuro. Ma la maggior parte del lavoro, come vi dicevo, erano gli agrumi. Gli agrumi qui a Sant'Agnello abbiamo una grande industria, possiamo dirla in tutti i termini, perché riesce a dare lavoro a tantissime persone, è quella di Francesco Saverio Ciampa, via Ciampa, non a caso, in cui in quel palazzo vengono sistemate, raccolte aranci, limoni e agrumi e portati a spalla. Qual era il lavoro? Era un lavoro duro e massacrante, perché da via San Sergio venivano portati a spallo giù a Marina di Cassano attraverso il ponte di Savino, la discesa, le scale che adesso abbiamo chiuse per un fatto di pericolo, ma era il vallone vissuto, e scendevano queste casse di arance sulla spalla di una miriade di uomini che lavoravano e li portavano per l'imbarco. Imbarco in direzione dove? Fino anche nelle Americhe, quindi agli inizi, nei primi due decenni del Novecento. Non possiamo dire che Sant'Agnello viveva in uno stato di povertà, ma era in uno stato di evoluzione, crescita e progresso. Questo forte lavoro fu alleggerito a un certo punto, arriviamo che nel 1915 abbiamo la registrazione degli animali, quindi il lavoro degli uomini viene alleggiadrito con l'apporto degli equini, asini e cavalli. Abbiamo un traffico di 800 cavalli con il loro stallaggio, con la loro necessità, con il loro indetto, con i loro maniscalchi che fanno questo lavoro. E questa è un'immagine della penisola Sorrentina. Abbiamo già abitante qua Marion Crawford, che vive a Villa Crawford, che ci rimane felicemente e fortunatamente. Sia la costruzione ancora non era come quella che vediamo, era conosciuta come Villa Lina, questo palazzo che poi lui ristrutturerà alla maniera del sentimento ottocentesco, vale a dire che deve essere un piccolo castello, perché c'è la rivisitazione architettonica di questi paesaggi.
Qui abbiamo Marion Crawford. Marion Crawford non è solo lo scrittore che chiuso nella sua villa produce romanzi, li manda in America e riscuote il oggi diremmo il bonifico. Marion Crawford è la persona che si interessa e vive la città. Nell'ospedale Lauro troviamo tra le prime donazioni economiche il suo bonifico, la sua pecunia per la costruzione dell'ospedale Lauro. Lo troviamo interessato a Waldorf Astoria, che a Sorrento sta costruendo la sua villa Tritone, la sua villa pompeana, e quindi ha abbattuto il monastero. Prima lì c'era un monastero. Troviamo a Marion Crawford che si interessa presso il signor Waldorf Astoria di salvare tutti i pezzi pregiati di questo monastero, di cui l'altare che è finito nella chiesa di San Giuseppe, una parte di quest'altare che è ricomposto nella sacristia e alcuni elementi utilizzati nella chiesa. Abbiamo l'hotel Cocumella, che è attivo, gestito dai De Angelis, dove arriveranno personaggi importantissimi, perché sono quegli alberghi che già appaiono nelle prime guide parigine. Feathers lo cita come il signor De Angelis offre delle buone, e poi tutta una serie di pensioni che non sono pensioni ma che sono finta camere. La signora Guarracino di Sant'Agnello offre ospitalità e lenzuola pulite a chi ne fa richiesta, e lo fanno in riferimento a personaggi, scrittori, autori importanti. Tocqueville è stato ospite di questa signora Guarracino.